Ogni volta che pubblichiamo sui social un video della nuova Dacia Duster ci sono sempre tantissime ricondivisioni, visualizzazioni e un sacco di like. Come mai vi piace così tanto? Sarà forse perché questa è una delle auto più accessibili sul mercato? O forse perché, soprattutto con la nuova generazione, è diventata ancora più muscolosa e più moderna? Beh, scopriamo insieme in questo video tutti i dettagli più interessanti del design e dell'infotainment della nuova Dacia Duster. Esteticamente la Duster conserva il suo DNA da SUV compatto, ma con alcune novità visive. Il cofano più lungo e la linea dei finestrini più alta conferiscono un look più aggressivo rispetto alla versione precedente, un'evoluzione del design che la rende più imponente su strada, senza però perdere le dimensioni compatte che l'hanno sempre caratterizzata. A seconda dell'allestimento, la Duster si adatta a diverse esigenze. Le versioni più accessoriate sono la Journey, con un orientamento più stradale, dunque cerchi da 19 pollici, oppure la Extreme di questa prova, che ha delle barre sul tetto modulabili e punta molto di più sull'outdoor. Non ci sono differenze radicali, ma le personalizzazioni sono interessanti per chi cerca una caratterizzazione più specifica. Uno dei dettagli più caratteristici della Dacia Duster, ma del marchio Dacia in generale, è la fanaleria con una firma luminosa a forma di Y che troviamo anche nel posteriore. Questa fanaleria poi si ricongiunge alla griglia frontale e dona un aspetto molto muscoloso a questa vettura, aspetto muscoloso che viene ulteriormente accentuato da passaruota e protezioni in questo nuovo materiale chiamato Starcol, che è un materiale riciclato. Bene, abbiamo parlato di come è fatta fuori, adesso andiamo a vedere come è fatta dentro. Intanto vi voglio ricordare, per chi non l'avesse ancora fatto, di iscrivervi a questo canale, ma lasciare anche un follow al nostro canale TikTok e alla nostra pagina Instagram. Mi raccomando. Per quanto riguarda i materiali utilizzati all'interno della Dacia Duster, le plastiche di plancia e portiere risultano rigide al tatto, ma anche molto robuste, e in generale questa idea di robustezza è trasmessa in tutti gli interni. Infatti questa vettura sembra una vettura pronta ad essere sporcata e lavata di nuovo. Guardate, per esempio, i tappetini sono in gomma, possono dunque essere estratti e lavati con semplicità. E anche i sedili si lavano facilmente con questo tessuto denominato MicroCloud, che è progettato apposta per essere lavato in pochi minuti. Sul fronte dell'infotainment, la Dacia Duster fa un passo avanti con un quadro strumenti completamente digitale e uno schermo dell'infotainment che nelle versioni più accessoriate arriva fino a 10,1 pollici. Naturalmente molti utenti preferiscono collegare il proprio cellulare, quindi chiaramente non mancano i servizi di connettività Android Auto e Apple CarPlay. E qualora si volesse avere sempre il cellulare a portata di mano, è possibile installare con il sistema uClip una clip portatelefono per tenere il telefono proprio sempre vicino qui allo schermo dell'infotainment. E una volta scarico, questo cellulare si può caricare tramite questo pad di ricarica wireless, e naturalmente esistono spazi per riporre il cellulare anche laddove non c'è la presa di ricarica. Parlando invece del baule della nuova Dacia Duster, è facilmente accessibile ed è anche ampio. 594 litri, ovviamente il divano è frazionabile ed è sempre presente un tappetino in gomma facilmente lavabile. Dunque è una vettura che sembra pronta a ospitare il necessario per una settimana in campeggio. E ora ho usato il termine campeggio non a caso, perché uno degli optional offerti da Dacia è il cosiddetto Pack Sleep, ovvero una serie di accessori che permettono di trasformare divano e bagagliaio posteriore in una zona letto. L'ha provata per noi Matteo Solinghi e
e vi lasciamo in alto a destra un link che vi riporta il racconto di quell'esperienza. Però a me questo dà un assist per parlare di un concetto che è alla base della filosofia del design e progettuale di Dacia, e cioè questo rapporto di Dacia con l'esterno, con la natura, che si riflette non solo nel modo in cui vengono selezionati i materiali, per esempio quelli riciclati o quelli lavabili, ma anche nel modo in cui viene disegnata l'auto e nel modo in cui vengono selezionati i colori e le palette di questa vettura. Questo colore verde, per esempio, abbinato a dettagli color rame terracotta, richiama molto la natura, la campagna, l'autunno che sta arrivando sopra le nostre teste. Dunque, la nuova Dacia Duster ha un'estetica e una tecnologia rinnovate che strizzano l'occhio a vetture modaiole, ma nel design continua a esprimere quella sua essenza robusta e pratica che l'ha sempre contraddistinta. A voi piace? Fatecelo sapere nei commenti. E ricordate, naturalmente, di iscrivervi a questo canale. A presto!